Ciao a tutti amici di extremadura.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo messo in redazione un altro prodotto della gamma Viper, divisione da gaming di Patriot, e stiamo parlando dell'headset V370. Partendo velocemente dalla confezione troviamo le classiche immagini illustrative, le informazioni principali del prodotto riportate sia nella parte frontale sia ai lati della confezione sia nel retro dove troveremo le specifiche tecniche riguardanti il prodotto. All'interno della confezione troveremo un bundle abbastanza ricco, caratterizzato da due stickers della serie Viper, un opuscolo riportanteci tutti i prodotti della omonima serie e una quick start guide. A seguire troveremo una sorta di raschietto che ci aiuterà a rimuovere gli air caps presenti già sull'headset che sono in similpelle e sostituirli con questi qua in tessuto. A seguire troviamo anche una borsa in tessuto con il logo della Viper dove potremo riporre tutto il bundle e ovviamente l'headset stesso. Infine troviamo l'headset, le Viper V370. Come possiamo osservare, il design è classico per un headset da gaming, colorazione prettamente nera con qualche richiamo in colorazione rossa. Partendo dalla parte superiore, dalla zona superiore, possiamo trovare sulla headband il logo della Viper con una sorta di scanalatura dove è presente appunto il logo. È una headband realizzata in solida plastica. Avremo la possibilità di regolare l'headset su 10 livelli con un inserto in alluminio, quindi per conferire maggiore solidità durante questa operazione o comunque per conferire maggior solidità alla struttura dell'headset stesso. Nella parte interna troveremo una imbottitura in gomma con un rivestimento in similpelle di buon spessore. Spostandoci ai lati possiamo osservare questo design che ovviamente è sempre realizzato in plastica, però comunque è abbastanza interessante. Troviamo un inserto color argento con la scritta Viper e intorno troviamo un inserto in plastica trasparente che ci permetterà di regolare la retroilluminazione RGB in quanto è un headset RGB tramite software di gestione che potremo scaricare dal sito. Nel lato di sinistra troviamo il medesimo design, inoltre troviamo un microfono retrattile, è un microfono fisso in quanto non è in plastica, quindi non potremo regolarlo a seconda delle nostre necessità come in altri headset che abbiamo recensito in passato e sono comunque in commercio. Nel lato posteriore troviamo una rotellina per la regolazione del volume e per attivare o disattivare la funzione dei bassi, quindi per migliorare l'ascolto dei bassi di questo headset 7.1. Quindi i controlli principali sono relativi all'headset, non troviamo sul cavo alcun controller come è presente in altri modelli. Ovviamente, tornando velocemente al microfono, è un microfono che verrà attivato e disattivato tramite alzata o alzandolo o abbassandolo, insomma. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto a motivo nero e rosso, cavo di circa 2 metri di lunghezza e il connettore è placcato oro. È un headset, come dicevamo, 7.1 che adotta dei driver da 40 mm principali più dei subdriver da 30 mm per generare un suono 7.1 virtuale. La parte interna è caratterizzata da padiglioni di buone dimensioni con una buona imbottitura sempre in gomma con un rivestimento in similpelle e come abbiamo visto prima potremo rimuovere questi qua in similpelle durante le sessioni invernali e sostituirle per le sessioni estive con quelli là in tessuto che miglioreranno comunque tra virgolette lo smaltimento di sudore e quindi non ci produrranno eccessiva sudorazione. Con questo è tutto per l'headset Viper V370,
Rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardoro.com, dove troverete ulteriori informazioni, ulteriori immagini e i nostri test. Con questo è davvero tutto. Un saluto allo staff.